Per il big match del campionato allievi d'élite al Bachelet scendono in campo il Trastevere, padrone di casa, e la nuova Tor Tre Teste di mister Emiliano Corsi, gara fondamentale per l'economia del girone, vista anche la sconfitta dell'Atletico 2000 capolista sul campo della Polisportiva Carso. Padroni di casa si schierano con Noto, Carli e Veronesi, Marcelli, Roselli, Feroci, Vinci Guerra, Pietro Battista, Avoglio, Palermo e Falco. Risponde la nuova Tor Tre Teste, allenata da mister Corsi, con Lori, Belletti, Albanesi, La Vecchia, Fabiano, Santoni, Mattei, Impallomeni, Fazzello, Marcello e Felici. Tutto è pronto per l'inizio del match. Prima emozione con il Trastevere in avanti, con Avoglio sulla corsia di destra. Il cross al centro, il tocco da parte di Vinci Guerra, poi Pietro Battista a porta vuota non trova il gol. Risponde la Tor Tre Teste, che prima si rende proprio su un colpo di testa di Albanesi e poi con il tiro su calcio di punizione da parte di Mattei. Al 25esimo ancora Trastevere pericoloso qui con Vinci Guerra, che non trova il tempo giusto per battere a rete, e nel finale del primo tempo arriva il gol del vantaggio, combinazione tra Avoglio e Falco, poi lo stesso Avoglio che riprende il pallone con il destro, mette alle spalle del portiere ospite per il gol che vale l'1-0, con cui il Trastevere chiude in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa la nuova Tor Tre Teste fa la partita e prova a trovare il gol del pareggio. Al 12esimo si rende pericoloso Felici direttamente su calcio piazzato, ottima risposta da parte di Noto che mette in calcio d'angolo, poi ancora show di Felici sulla corsia di sinistra. Al 15esimo fa tutto bene il numero 11 della formazione ospite, ancora Felici che mette al centro, è bravo però qui l'estremo difensore del Trastevere a bloccare tutto. Nel finale ancora Tor Tre Teste pericolosa con il neo entrato Reale che anticipa troppo la conclusione e non trova la porta. Nel finale al 37esimo il Trastevere rimane in 10 uomini, Veronesi già ammonito commette fallo sul portiere ospite in uscita. Per il direttore di gara si tratta del secondo giallo e conseguente espulsione. Dopo 6 minuti di recupero arriva però il triplice fischio del direttore di gara. Il Trastevere batte la nuova Tor Tre Teste per 1-0 grazie alla rete di Avoglio e vola in testa alla classifica.